Billy! L'acqua è finita! Le bestie crepano! Il fiume è a 10 miglia! Ci passeremo la notte! Nella gola! Attenti alle sorprese! Molti ci hanno lasciato le ossa! Restate uniti! C'è, bevi! Tieni i bambini, Susan! Aiuto! Prendi, Judy! Sì, dammelo un goccio! Danne un po' anche ai bambini! Vieni a vedere. Cosa è successo? Chi è? Roba per il becchino. Gli hanno fatto la festa. Che vi è successo? Chi siete? Laggiù, nella Valle della Morte. Ci hanno assalito. Chi? Se n'è andata. Valle della Morte, eh? Chiamiamola pure così, visto che le mappe non le danno alcun nome. È davvero il regno della morte, generale. Tante carovane ci sono entrate, tante sono sparite. 150 miglia di deserto. Ma è la via più breve per la California. I cercatori d'oro sono troppo impazienti per rassegnarsi a un giro più largo di molte settimane. E finiscono inghiottiti dalla sabbia o in pasto ai coyote. Generale, voi comandate la guarnigione di frontiera e avete l'obbligo di proteggerci. So qual è il mio dovere. Grazie per il vostro rapporto, sceriffo. Rientrate a Las Vegas. Passerò al setaccio tutto il deserto. Generale, signori. Generale, nella carovana di quel cercatore c'era anche... Lo so,
Lo so, tenente, mi dispiace. Faremo luce su questo mistero. Volevo dire, se mi permettete, io andrei... È troppo rischioso per voi, Carson. Ho bisogno di un uomo esperto. Sì, generale. Ci vorrebbe l'astuzia di una volpe. Già. Oh, ed eccola qui, la volpe. Scott, ma lo penserete davvero di... Quello è un figlio di buona donna. Ma è figlio di vostra sorella. Beh, sì, lo so, ma la minore non ha importanza. Ma dove lo trovo? In una delle prigioni di Stato, a New Orleans. No, non c'è più lì, lo hanno dimesso. Facendo un giretto per le altre galere, vedrete... Lo troverò. Nei 10 anni di governo si arricchì di esperienza e di moneta. Ma il bilancio quadrava sempre. Che artista, succhiarsi i profitti e far quadrare i conti. Una visita, signore. Un momento. Ormai. Salve, Scott. Continui a vivere a spese dello Stato, mi congratulo. Ogni tanto mi ritiro a riposare. Vedo che neanche qui al fresco rinunci ai tuoi piccoli comfort. Con i dollari si compra tutto anche qui. Maledette zanzare. Ehi, Slim. Sì, signore. Che c'è? La zanzariera è piena di buchi, cambiala. Preparami te. E ungi i cardini, o ti faccio sbattere fuori di prigione. Provvederò, signore. A che debbo l'onore, grane? Vengo subito al sodo. Tu avrai certo saputo fumi? Di quella carovana che... E fuma. Senti che profumo. Prova. Dicevo che da quando è stato firmato il trattato di Guadalupe stanno succedendo cose strane nel deserto del Mojave. Sono informato. Ma perché lo racconti a me? Beh, se io ho pensato... Che tu forse... Bravo, zio, mi hai fatto radiare per ammanchi di cassa. Evitandoti la corte marziale, anche se il reato c'era. Ma i conti tornavano in pieno. Ah sì, i conti erano pieni, ma la cassa era vuota. Roba vecchia, bevici su. Serviti. E concludi, ma senza tirare in ballo il patriottismo o il ricordo di mia madre. Intanto non attacca. Riserva segreta, eh? Alla salute. Dunque, cosa c'entrano le carovane? Dovresti dare un'occhiata. Molte carovane dirette in California e altre che attraversano il deserto con un carico... Di oro? Beh, sì, di oro. Spariscono tutte come inghiottite dalla sabbia. Allora? Allora, se ti interessano la riabilitazione o una medaglia... Che sprecone! Ti affiderò la missione di scoprire... questo mistero? No, no, no. Non sono così romantico. Ci vogliono argomenti sostanziosi per convincermi. Diciamo 10.000? Alza, alza. Si sta così bene al fresco. In quel deserto fa un caldo schifoso. 20.000? No, faremo i conti alla fine. Che vuoi, un contratto in bianco? Mi basta la tua parola di generale. Va bene, ce l'hai. Ok? Ok. In marcia. Hai dormito abbastanza? Vuoi un consiglio? Slim! Mandaci un altro in quell'inferno. Ma allora ho buttato il fiato per niente. O stavolta il diavolo ha paura. Manovra diversiva, lo insegnavi all'accademia. Già, strategia. Sto provvedendo, signore, ungo i cardini. Per un po' non mi daranno fastidio, esco a fare un giretto. Bravo. Cosa un giretto? Portalo alle stalle e asciugalo bene. Tenente. Agli ordini, generale. Ho ripensato alla vostra offerta, potete partire, ma in borghese. Grazie, signor generale. Prendete con voi 5 uomini e per i dispacci usate il codice. Sì, sì. Farete base a Las Vegas. Venite. Con questa accetta potete abbattere i pali, mietere il grano e farvi il contropelo. Non vi interessa? Io i peli me li strappo con le tinaglie. Fa spuntare i capelli sul frate più ostinato. In ogni palmo di terra un filone d'oro è il nostro slogan. Ve lo garantisce la West Company di Chicago dopo 3 anni di sondaggi nelle sue riserve. Un lotto di terra sarà la vostra fortuna. Coraggio, gente. Coraggio, fatevi avanti. Tu scherzi, è troppo grossa per berla. Sembra incredibile, ma è così. Con questo foglio la West Company
concede lo sfruttamento di un terreno aurifero. Per 3 anni, $50. E l'acqua? Se non lavi la sabbia, come lo trovi l'oro? Che Dio ti conservi la bombetta, nonno. Guarda, ecco il segreto. Se Mosè avesse avuto un arnese così, avrebbe trovato l'acqua nel deserto senza la bacchetta. Ma oggi il progresso ci dà insieme l'oro e l'acqua. Con 50 miseri dollari vi comprate la ricchezza. Fatevi sotto. Il contratto di sfruttamento è già pronto con l'indicazione del terreno. Nessuna fatica. Basta metterci sopra una croce e diventerete padroni. Sparacca alla svelta o ti prendo a pensione. Qui le concessioni le dà solo il governatore. Chiudi bottega, venditore di fumo. Comprate, motori di prima scelta. Circolate voi. Saluti a Mosè. Vi avverto, sceriffo, farò ricorso. Se l'oro vi puzza, tanti saluti. Sarai un imbroglione, ma la sai lunga. Prendimi in società. Ah, troppo fragile, ti rompi subito. No, 5 anni che sto al telegrafo e non mi sono rotto. Forse mi servirò di te. Appena torno dalla Valle della Morte. Allegro. L'ho già visto, quel biondo, ma dove? Il medaglione della prigioniera. Lei col tenente, due bei colombi. Quel Manley è spirato senza dir nulla degli altri né dei banditi. Non posso credere che tutto sia finito. Qualcosa o qualcuno dovrò trovare. Te lo auguro. Ma il deserto è immenso, ragazzo mio. Viva o morta, Jen la ritroverò. Buona fortuna, allora. Ma preparatevi al peggio. Grazie, sceriffo. Paco. Cosa dirai allo sceriffo? Che c'entro io? L'avevano con te. Che cosa è stato? La solita musica, i messicani. Chi ha sparato? Rispondete! Questo signorino, ma l'hanno assalito. Io strimpellavo e ho visto tutto, legittima difesa. Posso testimoniarlo. Li avete provocati? No, non so cosa volessero. Quattrini. Contavano di spogliarvi. Vi hanno fatto i conti in tasca, hanno fiuto. Ehi, sceriffo, ha steso 3 banditi, devi pagargli da bere. Stai zitto tu. Beh, lo spettacolo è finito. Tornate a casa, via. Bel colpo. Tornate a casa, vi ho detto, via. Festeggeremo il funerale con una sbornia da ricordare. $50, l'hai fatto per questo? Perché? Ti sembra troppo? Un cowboy non vale tanto. Ah, un cowboy, non tu. Come? Come sarebbe a dire? Ma dove hai lasciato le vacche? In collegio? Se circolassi meno lustro, saresti più al sicuro. Thank you.
scostati! Por favor! Attento, capataz! È lui quel demonio di Las Vegas! Fermo! Dicevi che erano in 20! Aspettavo che sparasse. Sembra il figlio di un cannone. Che ci vedi dentro? Guardaci. Ma... cosa cerchi, gringo? Con quel coso? Non capisci? Oro. Oro? Qui, nel deserto? Sì, ci sono dei giacimenti vergini. E scavi con questo? Tu vuoi scherzare? Signor, la scienza cammina. Una volta si scavava alla cieca. Oggi invece si vede dove affondare le mani. E sta diavoleria vede l'oro? No, lo sente. Come? E non sbaglia? Mai. Osserva la bussola. In quella direzione c'è un bel filone nascosto. Puoi girarla come ti pare, non la confondi. Indicherà sempre lo stesso punto, l'oro. Ehi! Punta proprio alla mia rocca, al monastero! Sei fortunato. Devi avere una riserva. Ombre, sei proprio un demonio. E tu puoi farmi davvero comodo. Ti prendo come socio. Te e questa tua diavoleria. E siamo intesi che di tutto l'oro che trovi faremo a metà. Un affare, no? Per te, forse. Io preferisco lavorare da solo. Come? Non ti gusta essere socio del Condor? Eh? Ah, beh, se ci tieni tanto, vada per questa società. Naturalmente, dividerai con me anche il filone di lassù. No, fagioli e patate soltanto. Anzi, se hai appetito, è l'ora del rancio. Vamos. Sta comodo. Te la reggo io questa. Prego. Sancho, aiuta! ¡Vamos! ¡Qué al mio fianco! ¡Bienvenuto nel mio regno! ¡Ritornano! ¡Apri! ¡Torna il Condor! A chi, Manolito? È sta papà. Fatti porta a cavallo più tardi. Libertà, dà una tortiglia al Chiquito. Anda, anda. Che passa con Alvaro? Cos'è? Ci voleva lasciare. Lo ha ciuffato sul Panama. E come ci è arrivato lassù? Si era preso un cavallo. Ma ladro schifoso. Ripassali la legge di Dio. Settimo, non rubare. Forza, frustalo. Poi ungili le ferite, poveraccio.
La fame mi sta graffiando lo stomaco. Sbranerei un vitello. Questa è brava gente. Ti piace, Scott? Starai come in paradiso. Ah, non ne dubito. Ma sembra che quello non l'apprezzi, il paradiso. Oh, non far caso ad Alvaro. È un balordo. Chi era Stechila? La tequila stuzzica l'appetito. Su, a palazzo. Vedi? Io abito qui col padre eterno. E con loro. Con queste creature innocenti. Sai, prima c'era un prete indegno della Santa Chiesa e l'ho impiccato a quell'architrave. Ho preso il suo nido e ho fatto posto a queste bestiole. Mi svolazzano attorno e mi fanno festa. Anche nostro signore ci andava d'accordo. È nato tra un bue e un asinello, no? È grande la casa del signore. C'è posto per tutti i peccatori. E avrai un appartamento anche tu. Il coro è ancora libero. E puoi scegliere anche una ragazza se ti va. Maya, per esempio. Mira, ti gusta? È tua, te la regalo. Non potrei dirti se ci sa fare. Me lo dirai tu. Alla fortuna della società, Scott. Non senti che è leggera, l'ho scaricata. Vedo che ti fidi, eh? La vostra schiava, signore. Schiava? Il mio angelo, vuoi dire? Come mai vivi in un posto simile? Hai la famiglia quassù? No, i miei sono morti. Sono sola. Ecco. Eh? Prima tu. Niente veleno, visto? Che idea. Quanti anni hai? 20, signor. Che c'è, ti faccio paura? Sei scontrosa come un puledro selvaggio. Alla tua età una donna dovrebbe sempre sorridere. Vi sembra facile sorridere in questo posto? Senti, Angelo, facciamo un patto, va bene? Tu cominci a sorridere e io ti compro una veste ricamata, d'accordo? Con quelle curve ci farai un figurone. Te la porterò da Las Vegas. Ma se la prenderebbe libertà. Libertà? E perché mai? Perché soltanto quello che dà il Condor rimane mio. Ok, te la farò dare da lui e il gioco è fatto. Angelo, vuoi bere ancora? No, non pensa al veleno. Ma signore. Su, prima le signore. Adesso potrò sorridere. E quel vestito con un fiore, vero? Lo sceglierò con una rosa bianca. È facile, piano. Vamos! Ehi, cantastorie! Aspetta la luna per farci una serenata. E vatti a guadagnare il pane. Portami almeno un'oncia d'oro. Spero d'aver fortuna. Devo tirarmi dietro anche quelli? Sono un po' troppi. Dovrei svuotare le miniere di Re Salomone per caricare tante bestie. No, ce li mando per proteggerti, gringo. Te e le miniere. C'è anche il pelado che ha molta simpatia per te. Non ti lascerà un istante. Ci puoi contare. Con quella pillola gli ho toccato anche il cuore. Vamos! In marcia, voi altri! È un artista che punta la terra.
E arriva a loro. E poi se lo prende il capotardo. Vedo che hai anche l'artiglieria. Ma chi vuoi che venga quassù? È quello che mi resta di forte concio. Quella notte ho perso i miei uomini e le speranze. Beh, non immaginavo. Ah, un passato sepolto. Avevo degli ideali allora. Qualcuno come Libertad spera ancora che quel fuoco ritorni. E invece mi sono chiuso qui e mando al diavolo gli ideali. E lo stesso anche per me. Anch'io ho dovuto cambiare a metà strada. Sembra che siamo uguali, andremo d'accordo. All'eroe non rende. Non è per me. Io ho un monastero sulle spalle, guarda la gente che deve mangiare. Lo sai quanto oro ci vuole? Con i miei arnesi ne tiri fuori più che da 20 carovane, neanche più la fatica di sparare. Vedrai, riempiremo i magazzini fino al tetto. Con loro avremo donne e teglia, quante ne vogliamo. Butto via le patate e i fagioli e ti preparo 1000 barili. Manolito, mi hai preso la pistola. Papà ti fa sparare, eh? Cosa fa? Un'altra diavoleria? Funziona! Solo i ricchi si buttano l'acqua addosso! La vostra doccia, madame! Funziona, eh? Come fai adesso, madame? Bella prodezza! Poteva servire a te, a tutti! E quando mai mi lavo io? Per gli altri basta il calderone! Si fa il pranzo, il bucato e qualche bagno! Ma la pelle grassa ferma le pallottole! Spara alla mano! Prova! Hai del fegato. Spari facile, no? Avanti! Ma quanto vali poi senza una mano? Saresti un mezzo socio. Spara, ti dico! Avevo sentito un solletico sotto al naso. Se ti diverte, continuo. Mi fa bene fare un po' d'allenamento. Tocca a me ricambiare la cortesia. Sei fortunato che non ho una mitraglia. Guarda come finivi altrimenti. Gli ho bruciato capello per capello e gli ho quasi scoperchiato il cervello. Questa palla non si è più vista un ricciolo. Un sigarillo, bucciaccio, e un po' di fuoco. Te lo do io il fuoco. Mezzo ciascuno. E cominciamo a dividere. Ok, ma di un po', ti ho passato una pistola a scarica. Dove hai preso le pillole? Sono un demonio, dalle stelle. Ci eravamo illusi che sarebbero arrivati i confederati e i peones tentarono una rivolta. Ma il condor li impiccò tutti senza pietà, anche mio padre e mia madre. Beh, ma c'è rimasta un mucchio di gente questo, peones e bianchi. Le porta su sempre di nuovi. Sono i prigionieri delle carovane. Che? Ma per carità, signor, se il condor sa che ho parlato, impicca anche me. Ho avuto questo per molto meno. Sei bella anche senza quella rosa. Davvero, signor? Guapa! Non entrare! Non avere paura! Voglio solo darti la buona notte! Con delicatezza, come si trattano i fiori! La notte può cambiare tutto per te. Diventerai tu la regina. E non sarai delusa, non c'è altri come il capataz. Lasciami, maledetto. Ho ammucchiato tante ricchezze per la mia vecchiaia. E le potrai con me. Vieni a vedere, querida. C'è un immenso tesoro tutto per te. Vieni. Il condor è innamorato della prigioniera e quando è ubriaco è... Attento, è un toro quando si infuria. Si fa anche più bene.
bello, signora! Lasciami! Che vuoi che senta? Guarda, ti vestirò d'oro! Cominciamo con questa, eh? Non voglio niente! Dovrai piegarti al capataz! Ti piaccio o no? Vino! Al buio. Che sperle! Mi hai fatto passare la sbornia. Ci voleva tra soci uno scambio di firme. Ma io non ho ancora firmato. Hai visto? La bussola vedeva giusto quando puntava al monastero. Manca solo che conti le monete ed è perfetta. Se riusciva a firmare anche lei è riservito, eh? Grazie, socio. Ma non dicevi che c'erano soltanto fagioli e patate? Iniziamo cottura a tacchino. Per Natale vi piace bruciato? Questo non vi riguarda. Avanti. Piccola fragola irreperibile. Ma siamo fuori stagione. Se volete ne ho io qualcuna sotto spirito. Quando arriverà? Prima del pranzo di Natale, sicuro. Come? Vediamo. Domani a San Felipe. Poi le montagne. Port Louis, poi Silverstone, massimo 8 giorni. Siamo rapidi, è il progresso. 8 giorni? A piedi ce ne vuole 10. Quanto vi devo? Dunque, $2 per il tacchino, sì. Grazie. E buon Natale fra 3 mesi. Venite qua. Sergente, preparate le provviste, si parte domani mattina. Ma gli ordini erano di restare, tenente. Guarda, guarda. Ho spedito un dispaccio al comando. Che scalogna, per una volta che ti mandano in campagna finisce subito la pacchia. Via. Un momento. Manda buone notizie, il signorino. Ma di chi parli? Del biondino. Chiudi un occhio e fammi vedere. Ma com'è possibile? È un segreto d'ufficio. Non ci sono segreti tra amici. Leggi. No. Leggi, no. Obbedisci. Iniziamo cottura a tacchino. Piccola fragola irreperibile, Carson. Ma cos'è? Il menù? Leggi tu, va. Vediamo. Sì, sta scritto proprio quello, il tacchino... Stuzzica l'appetito, eh? Ma sarà meglio portarlo al capataz. Già. Non fare il pugno. Sputa il tacchino o ti resterà sullo stomaco. D'acqua. Fuori! D'acqua! Senti più leggero, finalmente. Oh!
Jack, lascia la corda, è tutto finito. Ti hanno picchiato. Hanno rubato. Quanti erano? Cosa volevano? Rispondi, Bug. Rispondi. Forse il menù del pranzo di Natale. Cosa? Poveretto, deve essere suonato. Oh, sì. Che ti prende, Carson? Sembra si tratti di un mio telegramma. Era diretto a mio padre. Questioni di famiglia. E come potrebbe far tanta gola ai banditi? Ah, non me lo spiego. Non volevate setacciare il deserto? Cambiato idea? Affatto, vi tolgo l'incomodo. Ai. Hanno spostato i molari al posto degli incisivi. Prendiamoci una tequila. Forse andrà meglio. Cosa fate? Chi siete? Cerchiamo sabbia de sale. La pagano 50 pesos al sacco. E venite fin qui per tanto poco? Vi piace questo posto, vero ragazzi? E a voi? Nella valle, forse assaltano una carovana. Nella valle! Qualcuno ci frega il mestiere. A cavallo! Mostrate i denti, mutanti! Tornate a Las Vegas. Mandate un dispaccio al comando. Non vi lascio, tenente. Questa è la consegna. Non discutete. Saltate a cavallo. Andate. Non lasciarci le penne. Come on.
E allegro, biondino. In piedi, raggiungerai subito i tuoi compari. Spedirò all'inferno anche te. Gorilla, ti stai divertendo, eh? Via il gingillo, da bravo. E adesso, gorilla... Attento! Vada, Scott! Da un po' di tempo mi sta andando bene. Più nessuno da servire? E quanto paghi questa volta per la tua pelle? Altri 50. Il Condor me ne darebbe molti di più per un bell'ufficiale, ma mi accontento. Omaggio. Oh, ma la tua pistola è scarica. Posso prestarti qualche confetto e facciamo 100, eh? Niente, caro, pagherei il doppio a Las Vegas. Vedi, sono modesto. Troppo tardi, sulle mani. Spiacente, il gioco ricomincia. Padre. Caramba, il pelato si è fatto fregare. Per poco non ho fatto anch'io la stessa fine. Spara come un dannato, il tenente. Tenente? Lui? Ti è quasi arrivato dentro casa. E non l'hai steso. Ah, buono. Vale almeno 100 sacchi di riso e puoi anche divertirti molto col biondino. Che fai? Voglio presentartelo. Il biondo e la bionda, che coppia! Il Padre Eterno ti accoglierà fra le sue braccia se non ti confessi. Sputa tutto! Sei un ospite, non è gentile addormentarsi subito. Racconta il resto, coraggio, altrimenti diventa nervoso. A Las Vegas. A Las Vegas? Chi? Tutto il settimo cavalleria. Bene, lascia che vengano. Sì, vengono su, ho segnalato la zona al comando. E per quando sarebbe questa gradita visita? Sono già in marcia. Vi ammazzeranno tutti, rinnegati. Io comincio da te. No, fermo. Un ostaggio vale finché è vivo. Perché tanta fretta? Hai ragione, Scott. Mandiamoli il medico, allora. Prego, gattina, ci vuole la tua mano. Vai. Dick! Dick! Jane! Sapevo che ti avrei ritrovata. Ci tireranno fuori di qui. Arriveranno presto, vedrai. Adesso posso anche morire, perché sono con te. Bacio, 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 mio amore. Giù. Non sono belli? Beh, non ti divertono i nostri ospiti? Cos'hai, madame? Devi sorridere, l'hai dimenticato. E nei fatti. Oppure non avrai la veste con la rosa. Penso che al Condor non andrebbe a genio sapere che sei selvatica con me. Maya. Visto cosa sa fare il sole? Ricominciamo? Ti faccio un altro gioco. Guarda là. Leggi niente? Indovina, è un messaggio del sole per te. E cosa dovrebbe dire il sole a una schiava? Beh, anche il sole ti dice di sorridere.
Hai tradito quello straniero, perché? Perché a volte è necessario dimenticare i propri sentimenti, ma non so se mi capisci. Ma tu lo sai cosa sono i sentimenti? Maya, hai avuto tanta fiducia da raccontarmi di te e dei Peones. Ascoltami. Io voglio aiutarti, però tu devi fare quello che ti dirò, punto per punto. Tornerò con un carro speciale. Arnesi modernissimi della West Company. Vedrai l'oro venire su da solo. E intanto fiuterò il movimento dei soldati. Se sono ancora a Las Vegas. Lascia che vengano. Abbiamo munizioni per un anno. Possiamo bloccarli nel deserto. Arrostiranno come pollastri e per la sete gli si seccherà la lingua. Se non ti spiace, mi sento nudo senza pistola. Ti copriranno due angeli custodi, eccoli. Come sono commosso, ancora sotto tutela. Passerò certamente inosservato con quei damerini. Tieni olio qui tutto intero. Saremo più tranquilli tutti e due. Ah, quanta premura. A presto, amico. Saggio. Fatti una passeggiata e non lo perdere di vista. Mai. Non vi staremo a lungo sullo stomaco, sceriffo. Proseguiremo. Comodi, comodi, ci sarà del piombo in quelle casse. Sette farine. Devono attraversare il deserto. Moriranno di sete. Ma cos'è questo trabiccolo? Una macchina per scavare. Ecco fatto. Sistemato per tutta la vita. 4, 5, 6, 7 coppie. Tanti cavalli per un carro solo. È già un problema attraversare il deserto con una pariglia. Figuriamoci con questo tipo. Ehi, dove andate con questo monumento? Dobbiamo consegnarlo a un certo Scott. Lo stiamo aspettando. Scott? State freschi. Sono 3 settimane già andato nella Valle della Morte. A cercare l'oro, come tutti gli altri. Ma il deserto l'avrà ingoiato. Eccolo! Ma è tornato. È un demonio. Direi che è una trivella. Forse pensano di arrivare fino all'inferno. Sareste voi, Scott? Sì, in persona. Allora, eccovi il carro della West Company con i vostri strumenti. Tutte le bestie sono sane e il carico è intatto. Dobbiamo proseguire con voi, hanno detto. Fino a destinazione. Purtroppo no, il programma è un po' cambiato. Ci pensano questi due. Fatevi un whisky al salone. Buona fortuna. Venite. Voi filate e occhi aperti. Io raccolgo qualche notizia e vi raggiungo. È un vestito per Maya. La mia misura. Per te un po' scarso di petto. Partenza, via. In marcia, brigatevi. E attenzione. Via! Via! Certo, ti ha asciugato la gola, bandito? Prego, prego. Avrei sete anche tu, allora. Peccato sprecare Luis. Mm.
fatto? Te lo tengo, dagliele! Salviamo! Piovono soldati. Avanti! Avanti! Più avanti! E qui Scott. Permesso? Permesso? Scusate, buonanotte! Specchio, puoi vedere che mi succede una disgrazia? Sanders, siete impazzito? Impazzito? Era con i banditi e deve pagare per Carson, Andy e tutti gli altri. Ne dubitavo. Avrà un processo regolare. Ma che processo? Ci penserà la legge. Intanto portiamolo al comando. Bandito! Da questa Eccolo, generale. Fucilatelo, ci ha sparato addosso, era coi messicani. Fategli dire che fine ha fatto il tenente Carson. Cos'è questo tono, sergente? State parlando al signor generale. Scusate, generale, cioè capitano. Sanders, tanto per cominciare, siete agli arresti. Avevo proibito di mettere piede nel saloon. Al fresco vi calmerete. Fuori! Lì, accompagnate lo sceriffo. Il caso è di competenza militare. Ma il territorio è sotto la mia giurisdizione. Io dovrei... Non occorre. Vi scagiono da ogni responsabilità. Il capitano vi rilascerà una dichiarazione in proposito. Soddisfatto? In quanto al vostro prigioniero, resterà qui a disposizione dell'autorità militare. Andate pure. Ma ci rivedremo tra non molto. Sì, ci farete da guida nella Valle della Morte, se non vi spaventa. Ok. Capitano, lasciatemi solo col prigioniero. Non avevamo previsto tutto e l'appuntamento al saloon è andato all'aria. Che bisogno c'era di farsi pestare? Oh, era molto più comodo spiattellare il nostro segreto. Sapevo che sarebbe stata dura, ma che fossero proprio i soldati a conciarti così, chi poteva prevederlo? Su, coraggio. Oh, non te la prendere. Ecco. Hai avuto i miei dispacci? Sì. Il Condor si aspetta un attacco in grande stile. E ci sarà. Come mai il dispaccio sulla cattura del tenente Carson era tanto confuso? Non l'ho spedito io, ero troppo sorvegliato. E chi allora? Maya, un'india che mi si è attaccata. Maya, ho capito. Una donna... Come al solito. E Carson sa chi sei? No, non mi sono scoperto. Potrebbe tradirsi. Avanti! Salve, Scott.
Sì. Vecchio mio. Non hai avuto fortuna. È andata così. Già ti vedevo con la corda al collo. E che notizie mi date del carro? Va avanti. Già, già. Guaio è che siamo di nuovo a zero. Devi tornare. Il Condor avrà saputo del tuo arresto, ha sicuramente degli informatori. È un problema tornare lassù. Ci sarebbe un modo. Uno scambio di prigionieri. Tra lui e Carson. Se il Condor accetta. Buona idea. Puoi rientrare e manovrare sott'acqua. Il settimo attaccherà all'alba, quando tu farai brillare la miccia. Guarda che non giochi con dei bambocci. Ma spero che non ci siano di nuovo imprevisti. Ma, purché tutto funzioni. A cominciare dal nostro carro. Il carro! Arriva! Ehi! Ah! È arrivato il carro! Il carro, il carro! Arriva il Gringo! La pasta! Gringo, con la macchina! Diventeremo ricchi! Finalmente arriviamo! Forza, ragazzi, andiamo! Evviva il Gringo! È vero, è vero! Sveglia, poltroni! Sbrigatevi, per voi ci vuole la frusta! Aspetta, me la devo... Vamos! Vamos, adelante! Sveglia! Scaricate, barbotte! Adelante! Questi aggeggi dovrebbero presto coprirci d'oro. Andiamo, andiamo. Piano, piano, piano. Così, ecco. Volete muovervi? Io no. È roba fragile. Attento, che il collare è prezioso. Alle scuderie, vattene. Fa l'indifferente, cammina. Me l'avete fatto beccare! Figli di cani! Questi arnesi, chi li manovra? Chi lo trova loro, eh? Li ho mandati apposta per badare a lui e vi siete sborniati! Ci ha mandato avanti col carro, non sappiamo niente! Ah, sì? Hijo de puta! Ti farò sputare sangue dagli occhi! Ce la fai? Guarda, guarda. Ehi, Condor, il tuo amico ti ha giocato uno scherzetto. C'è un doppio fondo con un arsenale. Ecco perché tanti cavalli. Una trivella proprio originale. Funziona a proiettile. Progetta una rivoluzione, il tuo socio. Lo impiccherò, quel bastardo. Fosse Satana in persona! Allarme! I confederati!
Benvenuto, marmittone. Vieni a restituirmi Scott, leccapiedi? Apri le orecchie, bandito. Se tieni al tuo socio, rendici il tenente. Non parli a un recluto. Prendere o lasciare, deciditi. Accetto lo scambio, ma con $2,000 sopra. Cosa? Sei matto? È il vito e l'alloggio di Carson. Chi li paga? Segnale, che significa? Sembra un segnale di Maya, deve essere successo qualcosa. Il settimo cavalleria è accampato nella pianura, posso andare ad avvertire il generale? No, prima vediamo che cosa fa il Condor. $2,000, è un prezzo giusto per un tenente, no? Intesi allora? Domattina qui o vi impicco Dick Carson! Qualcuno ci infilerà il collo, eh? Olè, Manolito! Piaciuto il bagnetto? Sai, Jen, i confederati pretendono il tuo ragazzo. Ma io piuttosto che lasciarlo a quei bastardi. E sarà tuo per sempre. Volete dire che quella corda è per il tenente Carson? L'ho incravato all'alba. Non le farà tanto male. C'è tempo per i piagnistei. L'alba è ancora lontana, muchacha. Ehi, Manolito! Vi supplico, vi scongiuro, non lo uccidete. Farò quello che volete, sono pronto a tutto, ma salvatelo, vi prego. Sai che non posso veder piangere le donne. Sono tenero, mi commuovono le lacrime. Muy bien, accetto. Gli faccio grazia, ma in cambio stanotte metteremo la firma al contratto, eh? Allegro, Chico, quella non è per te. Vacanza finita, torni in caserma. Mi sono fatto convincere stanotte. Addio, Dick. L'ultima volta, Scott. Dopo lo scambio fuggite. Cercheremo di coprirvi le spalle. E quella gente lassù, dovremmo abbandonarla? Pensate ai prigionieri o alla piccola Maya, Scott? Sceriffo, provate a pensare a quelle bombarde puntate su di noi. Pregate piuttosto i Dio che restino tranquille. Datti un contegno, arrivano. In posa, allora. Signore! Di nuovo insieme, socio? Non potevo abbandonare un vecchio amico. Marmittone, ce l'hai i soldi? Proprio giusti. Lasciali andare, Scott. Ti faremo la festa oggi al monastero. Torna il figlio il prodigo. Vamos, muchachos! Vamos! Altri $50. Su, andiamo. Va
Falla ingrassare bene quella corda, che almeno lo spettacolo sia breve. Come hai immaginato che è per te? Tutto è chiaro per un demonio, ti meravigli? Se lo sapevi, perché hai rischiato? Beh, Carson vale più di me, almeno per il settimo cavalleria. Non voglio negarti l'ultima baldoria. È per stanotte, tequila, whisky e arrosto. Domani tocca a te. Parlavi di una festa, ma non mi sembra. Come andate, generale? Ci muoviamo. Sì, sì. Agli ordini. Dobbiamo essere al monastero prima dell'alba. Spegnete i fuochi! A cavallo! Tutti in sella! Padrone! Allineati! Avanti! Avanti! Al passo! Seconda squadrone! Al passo! Padrone! Al trotto! Assaggia, porta iella a morire a pancia vuota. No, no, poi mi impicchi e non digerisco. Nel mostruoso hai preferito i soldati. Perché hai fatto questo? Non stavi bene con me? Però me lo sentivo. Sei uno stregone anche tu. Già. Ma adesso dovrò impiccarti. Inventa qualcosa se hai l'astuzia di un demonio. Altrimenti è buonanotte. È un bel pasticcio davvero. È la nostra legge. È una debolezza. Questi non me la perdonerebbero. Impiccami adesso, che aspetti? Ehi, che fretta! Un po' di pazienza, no? Dopo la festa! La lanterna. Vai. Sento dei passi, sta arrivando qualcuno, state fermi! È zucchero, nero. È buono, assaggia. È nero perché viene dal sud. Preso col whisky ti fa sentire in paradiso. Prova. Incredibile. È preso col fuoco. Madre di Dio! Cominciamo bene. E il primo è servito. Amen. Gli altri collari, presto. Aspetterai il sole. Non voglio il tuo fantasma le calcagna tutte le notti. Mi divertirò, contaci. Faccio le corna! Sveglia, animale! Tieni gli occhi aperti o impicco anche te. Hai sete? Bevi un goccio. Ah, quel che si vuole. D'acqua. Attento, fa dormire. Quel che ci vuole. Oh. E due. Ehi, Mosè. Ma che ci fai? Fuochi d'artificio. E tre. E tu suona, suona. E
tienilo dritto, su. Quanto pesa questo accidente? Eccoli l'Aiba, i soldati d'America. Finalmente. Salve, Condor. Buonos dias. Oh. Che? Svegliati, o ti suona lui ora. Già in piedi. Buongiorno. Un brutto giorno. Caffè? No, diventerei nervoso. Sto tanto bene stamani. Vuoi proprio mollarmi, eh? Sei testardo. Senti, socio, se chiedi perdono ci metto una pietra sopra. Non ti piacerei, in ginocchio. Corda fa più male a me che a te, ma se lo vuoi... Crepa! Voglio tutti qui per questo stupido funerale! È necessario aspettare l'esplosione, generale. Datemi un drappello e aprirò io una breccia nel muro. E il Condor massacrerebbe i prigionieri. Sì, certo, generale. Una rappresaglia è possibile, ma cosa succederà a vostro nipote? Sarà impiccato, si sapeva. Oh. Sei ancora in tempo. Non puoi morire come un brigante. Fa solo un segno e ti faccio scendere. Parola del Condor. Appena il sole uscirà dalle colline, questa ti strozzerà. Manca ancora una bella fetta. Do fuoco alla miccia. Ma sei pazzo. Se ne accorgeranno. Devo andare. Aspetta. Che vuoi fare? Tenterò o morirà tra un minuto. Tardano troppo adesso, non capisco. Tutta questa calma non mi piace. Generale, apriamo il fuoco? Aspettiamo ancora un po'. Thank you.
Adios, amico. E che la Vergine non mi maledica per questo. Dio che mi vede con quella pupilla di fuoco mi è testimone che non volevo che finisse così. Sarà un attimo, non soffrirai. L'occhio di fuoco, bruciamo la corda. Come? Alla buena de Dios, amigo. Un'altra diavoleria. Allarmi, suonate la campana, i confederati! Finalmente. Capitano, ai pezzi! Tenente, ai pezzi, presto! Ah, ah. Sergente, pronti! Presto, presto! Allarmi! Fuoco! Dolorisio! Vieni, Nino, vieni! Libertà! Pensa al bambino! Riparatevi, riparatevi! Pronti, muchachos! Ai cannoni! Rispondete al fuoco! Ai vostri posti! Ne sai più di me sui canocchiali. Buttiamoli a valle! Mi prudono le mani, fa presto. Il settimo è pronto per la carica. Che aspetti? Sarebbe massacrato a metà strada. Non passeranno, i cannoni battono tutti i sentieri. Yeah.
preso. Ah! Ehi, dico, ti avrebbe fatto piacere? Fino a ieri sì. Jane! Jane! Mia piccola, perché? Jane! Addio, Scott. Seppellitemi insieme. Jane, l'ho amata. No. Condor, salvati, avremo bisogno di te, non è ancora la fine. Arrendetevi! Giù le armi! Come corri? Buono. Abbandoni già la festa, non è gentile. Non credo che mi divertirei. Non mi piacciono quelle facce. Sono venuti proprio per te e non è bello sparire così. Penso che un soldato che scappa serve più di un soldato che muore. E io ho ancora molte cose da fare per la mia terra. Torna a casa, mi dispiacerebbe liquidarti. Sei una lurida calogna! Avrei dovuto squartarti e legarti le budella al collo! Una volta per una. E adesso tocca a me. Ah, sì? Giusto. Allora comincia pure. Ma ti consiglio di non fallirmi. Quanti colpi hai? Un paio, anche troppi. Perché? Ora siamo pari. Due ciascuno. Bel colpo. Adesso di le preghiere. Ehi, campione! Vieni a vedere chi è più bravo! E ci hai portato anche da bere!
Continua pure a giocare. Ti lascio a secco. Questo non dovevi farlo, siamo all'asciutto tutti e due adesso. Ci resta l'ultimo colpo, socio. Usalo bene stavolta. Sì, chiudiamo la partita. Ti spedisco all'inferno, demonio. Il segno, ma ha avuto il fatto suo. Quel brigante, gli abbiamo strappato gli artigli. Ah sì, tutto merito tuo. Una lezione di alta strategia farà testo all'accademia. Prendi meno confidenze e mettiti a rapporto, ex capitano. Vuoi i magazzini, eh? E cosa c'è dentro? Ah, cianfrusaglie, fagioli, patate, tequila e qualche straccio. Fagioli, patate, tequila. Mi prendi per fesso? Ma non mi incanti! Cos'altro c'è? L'oro delle carovane, vero? E se fosse, non era nei patti l'inventario di quello che chiedevo. Hai accettato. Parola di generale. E così mi sono fregato. E oltre ai magazzini, ecco qua la riconoscenza del governatore. $20,000. Ah, mi sarei aspettato qualcosa di più. Ah, sì, se ci avessi dato il condor vivo. Per poterlo impiccare, eh? Perché allora? Per fargli un monumento? Uomini come lui non si incontrano spesso e possono sempre servire. Magari si conservano al fresco, come hai fatto con me. E infatti, se non mi avessi strappato la corte marziale, oggi non ti avrei ripulito il deserto. Perché ti scaldi? Ormai è morto, siamo tutti in pace. Addio, canaglia. Noi torniamo al forte. A presto. Di un po', quanto l'avresti pagato, vivo? Il Condor? Oh, 20, 30 mila. 30 mila dollari? Anche 40 mila. In contanti? Parola di generale? Sì, parola di generale, ma tanto è morto. Hai detto in contanti, eh? È il conto! Mi sono fregato un'altra volta. Fa male? Strano, chi ha potuto ferirti così? Soltanto il demonio. Già. Sergente! Portalo via! No, un momento. Dopo la villeggiatura... Ritorna, il tuo socio ti aspetta. Muy bien. Cosa aspetti a suonare? Vuoi che mettiamo le radici al monastero? Crescilo come era un tempo, suo padre. Liberatore, mettetevi in ordine di marcia! E parte! Radunate le armi! A cavallo! Andiamo! Addio! Addio! Non dimenticate!
fatti vedere. Un angelo. And his shoulders had he done. An angel to those girls he loved, and many were the ones who saw in him an angel, didn't see him with his guns. In Texas he first met her while looking for gold. It lasted for a little while, and then didn't see him with his gun.